partiranno le nostre truppe. Truppe, per modo di dire. Quattro gatti. Guarda come corrono. Vai! Corri! Corri! Ciao a tutti pischelli e benvenuti in questo nuovo episodio di Tropico 5. Signori, non sono andato avanti, ho aspettato il vostro arrivo e oggi andiamo a fare qualche cos'altro di nuovo. Allora, dovremmo andare a fare una biblioteca come ci chiedeva la donzella dello scorso episodio. Vediamo dove sta. Villa 9, Taverna 9, L'Opera 9. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Missione cattolica alimentare. No, qui. Biblioteca, yes. Allora, giriamo la biblioteca, andiamo un po' più vicino che non vedo niente. E la mettiamo, la mettiamo, la mettiamo. La mettiamo di qua, va, di fronte a queste, se ci sta. Così, pac. Gli ficchiamo una strada. Ok. So già che rinizieremo questo gioco 20 volte perché non sono buono a giocarci. Non è vero, non è vero. Ok, via. E si costruisce. Ok, nel frattempo andiamo a vedere i nostri rapporti commerciali come vanno. Allora, qui potremmo esportare grano, esportare banane, banane, latte. Il grano possiamo importarlo. No, io esporterei le banane e il latte. Contrabbandieri. Contrabbandieri, pirati, pirati, compagnia delle indie del grano. Perché questi ci faranno abbassare poi, ci si abbassa con la corona il rapporto estero, quindi non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. Invece lo zucchero va alla grande, però ci abbassa anche questo. Il legname dovremmo portarlo alla corona, quindi io direi che andiamo a vedere prima di tutto qui se stiamo producendo. Allora, responsabilità, responsabile nessuno, produzione mensile 350, profitto 170, ok, stiamo andando bene, efficacia 100%, possiamo potenziarlo poi. E appunto di potenziamenti che vi volevo parlare. Andiamo a potenziare, prima di tutto, sblocco potenziamento per la piantagione, vai di piantagione, ok. E poi vedremo dopo di fare magari questo dei cowboy. E poi le assi per il legname. Sì, 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 sì. Ok, mettiamoli in coda, va? Questi tre qua. Perfetto. Possiamo anche fare un'altra cosa, signori. Andare a esplorare la mappa. Che mi sembra una buona cosa. Ah, nel frattempo mi si è creato il personaggio. Non avere paura. La figlia dovrebbe essere, signori. Quindi immaginate voi come l'ho creato. È un mostro. E andiamo a esplorare. Per esplorare basta cliccare qua esplora e diciamo di andare a esplorare una zona qua intorno, tipo qui. Ok, partiranno le nostre truppe. Truppe, per modo di dire. Quattro gatti, guarda come corrono. Vai, corri, corri. Ok. E andranno a esplorare quella zona. Dove state passando? Signore, è di qua la strada, dovete andare fino a qui. Esplorando questa zona c'è la nebbia di guerra, diciamo, non come nei giochi di strategia, ok? E in base a quello potremmo sbloccare diverse aree. Tipo zone per coltivare nuovi tipi di culture o cose così. Culture, no, cosa, what? Alimentazione, eccetera, diverse, ok. Casa in campagna, facciamone una, va? Facciamone una per portare altra gentaglia. La mettiamo qui. Ok. Un'altra casetta. E intanto arriverà anche gente nuova. Sono scosso. Tu sei scosso. Tutti sono scossi. Che cosa è successo? Sembra che sull'isola si stia verificando un leggero terremoto. Speriamo che non si distruggano. Oh, cazzo. No. No. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Il terremoto si è concluso. Ce l'abbiamo fatta. 10 cittadini uccisi. La mia vita e alle mie scelte. Ecco fatto. Bene, adesso vediamo di valutare i danni. Allora, cittadini uccisi 10, edifici danneggiati 4, edifici distrutti 6. Una campagna di piantagione, tabacco, il ranch, mai tutto, c'è distrutto. La comunità internazionale ha inviato 9.000 per aiutarci. Ok. Quindi Sua Maestà, nella sua grazia, ha inviato il tuo rimpiazzo. Ma costui è riuscito a farsi rapire da dei pericolosi pirati durante il tragitto. Perfetto, fantastico. Io non c'entro nulla, O almeno non ho lasciato tracce. Avete capito. Il mandato è stato prolungato di 12 mesi, quindi abbiamo altri 12 mesi di tempo.
per fare tutte cose. Qui ci ha distrutto tutto, ma cazzo. Allora, andiamo a vedere, dobbiamo fare. Qui cosa c'era? Allora, smantella, ripara tutto. Ripara tutto, dai. Qui ripariamo anche questo, ricostruisci, ricostruisci, ricostruisci e cacchio, tutto ci ha distrutto. Perché abbiamo i soldi, ne abbiamo, perché ho accumulato qualche soldino con le esportazioni, però cavolo. Ok. Allora, stanno ricostruendo? No, non è vero, non stanno ricostruendo. Ok. Perfetto. Allora, andiamo a vedere cosa possiamo fare di nuovo. Dovremmo fare, allora, fornisce operai, aggiunti e rinvia ai cantieri. Uffici di costruzione ce l'abbiamo già. Andiamo a vedere sulle piantagioni. No, il pontile. Un altro pontile? No, facciamo un'altra zona di taglio perché ci serve. Ah, intanto ci hanno esplorato questa zona e qui vedo cose. Vedo un giacimento di ferro, signori, un giacimento di ferro, quindi buttiamoci su il ferro. Però vorrei vedere il commercio come va col ferro. Allora, andiamo un po'. Materiali, ferro. Esporta, sì. Ok. C'è gusta. C'è gusta. Tronchi e ferro. Io farei prima i tronchi, però. Facciamo i tronchi prima, signori. Zona di taglio. E la piazziamo. Non ci sono tante foreste in questa zona, eh. Proprio. Misera, misera. Molto misera. Qui è giallina. Non possiamo costruire troppo lontano, eh. Facciamo un'altra qua, che dite? È un po' schifoso il posto. Ne farei una qui. Ok, la facciamo qua, dai. Pam. Facciamo la zona di taglio qui. Prendiamo una bella strada, la colleghiamo insieme a quella. E facciamo passare anche la. Facciamo partire da qui. Facciamo andare giù qua. E dovrebbe arrivare dove? Qui. E così. Ok. Perfetto. Facciamo anche la miniera, signori. Che la miniera è importante. La miniera. La miniera. Se possiamo farla, la facciamo subito. La miniera non possiamo farla. La ricerca della tecnologia. La pala, signori. Ricerca della pala. Ok. Quindi velocizziamo il tempo. Andiamo su ricerca e vediamo la pala. La pala, signori. Potenziamo in fattoria. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo avere un po' di pazienza. Sì. Nessun punto di ricerca. Nessun punto di ricerca. Dobbiamo fare la ricerca. Come facciamo a fare la ricerca? Non lo so, non lo so. Però penso che si fa con lo studio. L'istruzione. La biblioteca ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Si sta costruendo? Sì? Come mai è ferma? Signori? Qui c'era. Ah, ok, non c'era la priorità. Vai, aumentiamo la priorità di questo. Ok, qua ci sta lavorando un botto di gente. Cambia raccolto. Efficacia 137%. Buona. Buona, 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 buona. Molto buona, molto good. Ok. E ora dobbiamo vedere. Dai, dai, facci sta biblioteca, su. Nel La frattempo, qua cosa dice? rivoluzione ha bisogno del sostegno della gente, che per qualche motivo che mi sfugge, ha bisogno della religione. Dovresti concedergliela. Per dichiarare l'indipendenza abbiamo bisogno del 51% della popolazione. Quindi, ragazzi, dobbiamo arrivare fino al 51% se vogliamo, non vogliamo stare più sotto la corona. Un modo per aumentare il supporto e rendere felici la gente. Per esempio, costruendo una missione cattolica, la felicità della religione aumenterà e in conseguenza fa crescere il sostegno della popolazione. Costruzione della missione cattolica. Ok, sostegno dei rivoluzionari. Ok, chiudiamo. Invece, qua cosa Sua dice? Maestà vuole scambiare del legname con delle pecore. A qualcuno interessa? Accettiamo, signori. Sì. No, 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 è ovvio. Noi facciamo legna, poi ci dà la lana e con le pecore facciamo la lana e con la lana facciamo i big money. Andiamo a vedere un attimo l'almanacco e volevo vedere la politica. Siamo praticamente in una situazione che sostituzione del popolare 18%. Ok. Ci odiano in 10. Ci sono 44 sostenitori. Ok, 6 sostenitori per la rivoluzione. I rivoluzionari. Ok, il resto è neutrale. Fantastico. Ok, quindi niente. Qui ci manca un responsabile che diciamo governi, che gestisca la biblioteca. Quindi cerchiamo un lavoratore straniero. Quindi qualcuno con un po' di cervello, ok? Perché qui.
di gente col cervello ce n'è poca, visto che non c'è istruzione. Ok, andiamo a vedere industria commerciale, non possiamo fare niente. Il ranch ne farei un altro io, però lo farei di maiali, così cambiamo un po' l'alimentazione di questi poveri popolani che abbiamo qua. E lo facciamo, lo possiamo fare qua dietro o anche qua sulla strada. No, nine, così. Sì, lo facciamo qua, dai. Ok, qui cosa ci dice? Nessun responsabile, ok, stanno arrivando i lavoratori, perfetto. Ok, ok, ok. Ok, la biblioteca invece, è arrivato il tizio? Sì, stai arrivando, due tizie. Oh, lì è Bruno, sì. Ok, perfetto. Lavoratori, ok, efficacia 67%, potenziamenti. Ok, yeah. Che è successo? Signora. Ah, ok, oh, così, a caso. Caricamento a caso, signori. Ok. Stiamo esportando legna e tronchi per sua maestà. Yeah. Dai, ancora. Sua quanti maestà? Ne mancano? Sì, lo sappiamo. Quanti ne mancano? Guarda qua come abbattono. Si avvicina il giubileo di sua maestà. Invia un dono costoso e forse il tuo mandato sarà prolungato. Ah, hai capito? Cioè. Allora, io così un set da te, ed oro massiccio, un branco di lama. Lama ballerini, ma che cazzo. Uno stormo di tucani. E tutti che io vicino ai tucani, sì. Ok, paghiamo, paghiamo signori, paghiamo a sua maestà delle tasse per il momento, poi ci vendicheremo, eh? No, no, cosa? Vorrei vedere qui, qui è veramente schifoso il posto per fare questa cosa. Ottime notizie, mentre guardavamo cosa contenevano le casse dei fornimenti alle colonie, abbiamo trovato una falce. Ora abbiamo qualcosa che si abbina perfettamente al martello. Questo manderà la produzione alle stelle, un futuro glorioso è alle porte. Ok, falce e martello, signori, nessun riferimento, tutti i riferimenti sono puramente casuali. Qui ci stai costruendo? Aumentiamo la priorità perché qua, dai signora. E qua abbiamo la nostra maledetta che non possiamo ancora fare, perché ci manca la ricerca della, della pala. Ok, pensi del ranch. Ok, dai, se ci fa il ranch e poi ci fa la pala possiamo estrarre minerali. Perfetto, perfetto. Signori, siamo, stiamo andando avanti bene, direi. Ok, qua abbiamo fatto adesso un ranch per i maiali, fantastico. E stiamo andando avanti molto bene. Fra poco compirò anche questa missione di esportare dei tronchi. E sono giunti anche dei cittadini a Tropico. Fantastico, bene. Siamo a 84 persone, 19% della felicità. Non è tantissimo, ma la faremo salire a breve. Direi che questo episodio di Tropico 5 è arrivato al termine. Io vi ricordo di lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto e se volete supportarmi in questa serie. E noi ci vediamo in un prossimo video di Tropico 5. Da Blackhair è tutto. Ciao a tutti.